kill confermato. Ma ok, cioè nel senso uno cringe, l'altro no. Uno è broken e l'altro cringe, cioè è anche broken. Uno ruba e l'altro è forte e basta. Capito. Comunque inizia il match. Ladder subito 71%. Allora, da quel che ho capito, comunque questo matchup, la cosa su cui è il punto di forza principale di Pikachu è che è difficile che muoia, perché è troppo basso per beccarsi back air, è troppo basso Però arriva il però smash. Il counter sul Thunderjolt è bruttino. Vabbè, non vediamo questo Pikachu molto molto no forte. Ancora beh, però non l'abbiamo quasi visto, cioè mai non l'inizia volta abbiamo sul max Pikachu. Ok, voltecca. Prova una crisi combo, però alla fine decide di tornare. Qua missa. War reversal da parte di Albi. Che pressure. Mi confondo un sacco. Cioè, anche quando sono giocato prima contro Albi mi stavo confondendo un casino. Non capivo se la mossa che stava facendo era per colpirmi, per colpire l'aria. Era un bait. Era un. Cioè, mi confondevo un sacco. Movement option così. Sì, molto sì. Molto difficile da capire. Comunque un Albi molto molto consistente. Prova qui col Thunder. Quasi. Io Dash attack lo porto off stage. Si max drift in avanti facendo Thunder. Molto si trova in una brutta schiuso. Situazione. Riesce comunque a reversarla dal ledge. Thunder viene punito. Tanto forse su Thunder. No, non è morto. Ha no, grabbato su Astro. Ma tanto finché non muore. Cioè sì. No, non lo so, assurdo. In che mondo siamo arrivati? Oh, cosa stiamo facendo? 6B, lo porto off stage. Ma questo è top 8 qualifier. È top 8 qualifier. Lo vuoi che lo scrivo? No, vabbè, non lo so. E quella cambia. Jeb uccid. Non si sta male, perché è molto. Quella di. È un po' così. Ma io l'avevo spazio off stage. Però si no, adesso, vabbè, niente. Perché off stage? Ah, per finire presto, sta di finire. Ah, ok. Mi siete una ultima banna stile. Vabbè. Sì. Perché non stanno abbiamo da c'è. Però non so se gli prendi. No, era un top. Commenta, commenta! Town. Però se ero ok perché scavava la pietra. Però. Vista la grab, sa, tipo. So, veramente molto pazzo questo Simax. Mi sa che funziona così. Ok. Non ne sono convintissimo, E scusate. Interruzione. Qua torna al ledge. Dove è finito Albi? Che pressure! Tutti. tutti gli Elmo. Prova il back air, comunque Bayo ha un sacco di mix up per tornare. Jeb non penso killi, però minchia. E invece ma dose kill. Non lo so se era di AI, penso di andare basta perché è andato moriva. Penso moriva basta. Dici anche con la miglior DMC. Di Jeb. Cosa fa Sin Max? E è troppo spostata. Perché è spostato, ok. Ah, penso sia pure. Complimenti, grazie. O comunque un tocco di pigna si fissa subito. Io non ho fatto 17. Quando lo zio, fratello. Rob, vabbè, ce la. Cioè. Doveva arrivare prima o poi. Mi fa una cosa. Vai. Allora. Ci sta. Ma dovrebbe andare meglio, sì. Comunque con alt, poi allarghi e poi restringe. Perché in teoria questa è tagliata, cioè la gamma non ho capito, Con alt tu tagli il gradiente. Ho capito che sì, è molto meglio, Anche se si max sembra un gigante, però. In verità Simax è enorme. In real life ragazzi è più alto di Redzer, se l'avete visto. Ah scusa. Che skin è? No. Quella rossa. Aspetta. Spira. Eccoci. Anche qua. Sappiamo tutti che a Simax non andava di giocare questo matchup, immagino. Cioè, se è andato dal Pikachu.
Immagino che un pick particolare. Eh sì. Se vediamo un Simax in difficoltà, forse perché Rom essendo troppo molto grande si aspettano qualsiasi cosa. Anche difficile fare SDI da un personaggio così. Sì, 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 è vero. Vediamo anche molto reverso da parte di Sim. Si spera in qualche Bel counter lì, punisce il laser dall'edge. Ormai è quasi la specialità di Simax, i proiettili dall'edge, non può usarli quasi. L'80% delle stock sono counter, se vediamo. No, Undershot, no, troppo. Oh, oddio! Muore a zero da questo spike. Ciao. Bello il l'apere esteso per connettere. Bello questo nera. Bello, bello. Lo ricaccia e arriva, riesce a tornare. Torna sempre il bye, ragazzi. Mai è gigantato, mai. Buono questa per bellissimo passare dall'altra parte col backair. Veramente si è creato spazio in maniera incredibile. Baionetta con il gyro fa paura. Prova queste conversioni pazze col gyro. Laser fa... legge il counter. Mamma mia. Laser. Oh mio Dio, si Max. Arrivare un down air. Prova. Non prende il timing. Però il gyro colpisce all'edge. No. Non penso riesca a tornare. Non tu. Miss click chiaro da parte di Albi. Sta un po' panicato. Eh sì, ma si Max comunque sta giocando in caso benissimo. Sì sì, inizialmente sto leggermente difficoltato, però adesso che magari ha salito un po' meglio, vediamo molto più spedito. Beh, no, cioè ha fatto il suo sempre, credo, onestamente. Esatto. Quando veniva colpito. E quando colpiva, colpiva. Guarda che roba. Belle tilt. Vediamo Malbi che fischia con il backer, giustamente. Prova qua a ledge camperare un po', bel laser per toglierlo dal ledge. Prova a prendere il gyro, non ci riesce, si impalla un pochino. Qua gioca col gyro, lancia verso l'alto per coprire lo spazio. Bayonetta prova a cacciarlo ma si despawna. Sta allenando con questo downer bellissimo. Prova il counter. Si protegge col gyro, molto bella, a me piace un sacco come opzione. Quando si mette il gyro sotto i piedi e scuda, mi impanico sempre. Sì, perché effettivamente hai... Scende giù, riesce a tornare giustamente. Però, insomma, un game molto... prova il counter qua sul gyro, troppo lontano. Troppo lontano. Riprova. Però il problema è che adesso counter di Bayo... adesso è molto... cioè, dura poco, dura esatto, veramente poco ora. Ok, fair. ABK. B. Prendi i danni. Bel 64. Oh, ricomincia. Muore. È morto. Town and City colpisce ancora. I bordi vicinissimi. E Bayo riesce a fare questa ladder orizzontale che lo porta a morire prestissimo. Quasi zero to death. No, se non zero to death. No, era 20, una roba del genere. No, vabbè, però, cioè, da quando ha colpito Rob era, non ha più preso danni. Molto molto bravo. È riuscito a capitalizzare. Guarda, comunque, molto su, io non... cioè, se fossi Max in questo momento comunque andrei abbastanza confident, perché comunque ha giocato un game più che bello. Non ho aggiornato lo score. Ok. E, cioè, un game molto consistente da parte sua. Sì sì sì, ma a me è piaciuto veramente molto come ha giocato. Un gioco prova molto qua, bello da vedere. Prova le combo col gyro, non riesce, però comunque riesce a fare una buona conversione. Gli upbeat potrebbero convertire in qualcosa di spaventoso. Bello! True! Questa è true! Bellissima conversione! Bella combo! Bella bella! Adesso ho mai vista una roba del genere. Ci sta. Vedo combo di Bayo. No, io la conoscevo per... forse da... Difficile! Da Romano difficile. Vedo... Da Romano. Più sbaglio che... Bayo. Anche perché Karma non è che gioca altri PG in free play o qualcosa, quindi... Sì, vabbè, questa tech di Bayo già vista. Passando average Romano statement. Romano contro. Prova a prendere con questo side B landing. Che c'è il dash attack. Prova questa Rizzi Max, bella. Bellissimo dash attack per interrompere. Prova qua il tutto per tutto. Provato, però si trova in una bruttissima situazione e riesce a sopravvivere
con una buona SDI. Come tornare adesso sullo stage? Ok, bel bait al counter lì, bel bait al counter. Si sta allenando ancora. Riprova questa ledge play molto rischiosa. Brutto, che lo porta vivo? Vivo! Sopravvive. Questa play potrebbe portare a qualcosa di spaventoso. Rob comunque dai, la sua recovery ce l'ha. Ce l'ha, ce l'ha. Prova questa punch out of shield. Però Bio si spesa bene in questo momento. Down throw. Prende il timing. Yay, questionabile, però non so se avrebbe cambiato qualcosa. Quindi prima avrebbe dovuto aspettare molto di più. Chi? Albi. Avrebbe dovuto spiccare molto meno per ma guarda, la pain. Io non ne sono convinto che è reactabile la DI a Rob. Perché mi sono visto un'intera live stream di Void che si lamenta del fatto che non è reactable. Non so se Void stava cappando o meno. Però Ok, non è reactable, mi confermo Matthews. Mi fido più di Matthews che di me. No, ci sta. Io gioco mi brawl. Si sta facendo stalling pazzesco offstage. Che poi buono contro Bio, perché vuole quei due secondi in più di invincibilità a ledge stallando in aria. Bel reversal qui. Avere tempo per capire la situazione. Sì. Oltre quello, no, più stai offstage, come sappiamo, più invincibilità ti dà una volta aggrappato il ledge. Quindi onestamente, vedendo le mosse, bellissimo Nair che mi interrompe. Prova qua combo di side B. Riprova up tilt. Riprova up tilt. Nulla. Il lag della backup si fa sentire. Bel qual gyro che trad e poi batte ricolpendo da capo. Zero senso. Gap da neutro punito da Bio. Molto bella come combo, mi piace veramente un sacco. Molto pericoloso. Si becca questo 82 off stage, prova questo down air che poteva portare quasi a casa il game. Io lancia il gyro verso l'alto. Adesso non è il gyro per un po', però non prende Albi il gyro. Prova il trap col gyro, però il C-Max pronto ad aspettare. Down air, viene colpito dal jab, interrotto. Qualcosa. Prova il side beat, non viene punito, giustamente scende giù C-Max. Down tilt. Gero viene disintegrato. Non prende il timing. Quello era il classico reaction time test. Non colpisce come combo. È FSD. E si suicida. Peccato. Vabbè, comunque è un bellissimo game da parte di C-Max. Adesso però, come ci fa notare Albi, adesso lo stage pick è suo. Kalos, Yoshi e Smashville. Non so quanto è informato su Bayonetta, però vabbè, magari ha i suoi motivi dietro. Ci sta giocare su un certo stage. Magari vuole più spazio per quella bannata Smashville. Giusto. Anche se Battlefield Bayo è una rogna molto bella. Perché può convertire sì. a molte più situazioni. Bello qua lo stage. Però non riesce a inseguire C-Max dall'altra parte dello stage. Ok, dash attack viene punito da questo up tilt gyro. Non penso se l'aspettava. Non penso se aspettava di prendere il gyro in mano. Potrebbe convertire qualcosa di molto. Bella combo da parte di Albi. Vediamo, comunque Albi ha un 0% da bel po'. Ecco qua. Down tilt tra il gyro. Oh mio dio, 48! 48% down tilt. Pazzesco. Tra del gyro qui. Qua via interna, lo porta in una situazione di svantaggio. Torna off stage. La secchina! Bellissimo per riprendersi l'advantage, ma comunque Albi riesce a colpirlo e ritenere quel stage control che aveva. Si lancia il gyro per terra per coprirsi. Che vediamo uno strano ledge cancel, non lo sapevo neanche era possibile, onestamente. Qua il gyro beta il counter. Bello, bellissimo. Chiaramente voleva chiaramente farlo dall'altra parte. Però bravo anche C-Max a riconoscere la situazione e a punire subito con una mossa abbastanza laggy, ma che colpisce hard.
che picciare Bayonetta su questo stage è molto difficile. Che baule. Eh sì. Bello il gyro lì per stoppare la BK, non ci avevo pensato. Potrebbe essere questo il criterio con cui non ha bannato, perché alla fine il gyro ha più controllo dello stage con il gyro, avendo più spazio. Il Pipi Bio, come abbiamo potuto vedere, non supera il gyro per niente. La blocca completamente. No, in realtà la BD Bio lo mangia. Proprio lo fa esplodere. La Pear! Abbiamo un vantaggio di Silvax. Eh sì. Tra l'altro Nair. Cioè contro Bio, anche se ha questa alta percentuale. Abbiamo Nair. Nair. Però viene punito su questa tech roll. Bravo a presentare Silvax. Aspetta, da sotto la BK. Jab lo porta in una brutta situazione. Down tilt. Si aspettava e forse si aspettava una grab, ma comunque funziona uguale. F throw, lo butta off stage. Cancella il gyro, vedi, proprio lo distrugge. B. Brutto. 70, adesso situazione abbastanza even. Comunque il kill power è dalla parte di Simax. The Simax, in questo matchup, indifferentemente da Bio o meno,